Ma dire fruibilità della città, del mare, dei servizi per le persone con disabilità e di inclusione sociale delle persone con normalità. E questo è il progetto portato avanti dall'Associazione Contro le Barriere nell'ambito del Bando Puglia Capitale Sociale. Le attività svolte nell'ambito di questo progetto a partire dal maggio scorso sono tante e ce ne saranno altre fino al maggio 2015. Questa mattina il presidente dell'Associazione a favore dei disabili, Francesco Vinci, ha tenuto un incontro con gli alunni dell'Istituto Liside di Taranto e il liceo artistico Calò. Impegnate in questo progetto le docenti Rosa Carmone e Rita Carella, che hanno permesso il progetto di sensibilizzazione dei ragazzi delle due scuole coinvolte. Il progetto è già in itinere, nel senso che siamo quasi a metà progetto. Era solo oggi un incontro per far vedere le attività già svolte a metà progetto, perché sono le attività propedeutiche che hanno dato le linee guida per il proseguo delle altre attività. E che sono attività dove vedranno coinvolti gli istituti scolastici. È un progetto che è supportato da un comitato locale formato da, non solo da organizzazioni di volontariato, ma anche dal settore, diciamo, del cosiddetto profit. Il progetto è in fase di attuazione, il che significa che i nostri ragazzi già non solo hanno avviato, ma sono protagonisti attivi di questa iniziativa, che è significativa al massimo sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale, perché loro si preparano proprio a rapportarsi con varie tipologie di utenza, ovviamente in primis i diversamente abili, che sono una risorsa, perché la diversità è una risorsa.